Bentornati a Controvento, la trasmissione dedicata alle segnalazioni e ai problemi dei cittadini. Oggi torniamo a parlare di strade perché ce n'è una in provincia di Teramo che più di altre ha sollevato polemiche e più di altre presenta problemi strutturali. Partiamo subito con questo servizio. La lunga storia della Teramo Mare passa attraverso buche, sobbalzi, corsie e banchine ridotte. Un'opera progettata in un'epoca e praticamente realizzata in un'altra. Una strada che frana sotto la pioggia e che non ha le corsie di emergenza. Ma quali sono i punti deboli di questa strada che nasce come collegamento tra Teramo e il mare e che per il momento è ancora ferma al casello di Mosciano? Le corsie di accelerazione sono troppo brevi e pericolose, come ad esempio quella in piena curva che da San Nicolò si dipana in direzione Giulianova e il rischio incidente grave è dietro l'angolo. Le banchine sono più strette a dispetto di quelle progettate sapientemente dalla provincia di Teramo lungo il terzo lotto, per non parlare poi della fragilità dei giunti di dilatazione che in passato ha causato una miriade di problemi e del problema di assestamento del rilevato, il cumulo di terra sotto il manto stradale che provoca i famosi sobbalzi. L'ingegnere teramano Carlo Taraschi addirittura una volta parlò di rimettere mano all'opera, riprogettandola e riappaltandola. Ne va di mezzo la percorribilità della stessa strada, affermò. Sarebbero dunque anche errate le diverse misurazioni per lo spazio di carreggiata e banchine. Si vede ad occhio nudo che in certi punti la strada appare più larga e in alcuni più stretta. Nel caso della Teramo Mare, classificata come extraurbana principale di tipo B, la larghezza minima della banchina in sinistra è prevista di 50 cm, mentre quella in destra di 1,75 metri. Sotto accusa anche la realizzazione del rilevato della Teramo Mare nel suo secondo tratto, troppi gli abballamenti. Il secondo lotto della superstrada Teramo Mare, lungo cui avvenne il crollo di una parte della carreggiata per l'esondazione del Tordino, fu inaugurato nell'agosto del 2006, in base ad un vecchio progetto ANAS del 1988. Realizzato dalla ditta De Sanctis Mambrini, è costato alla collettività circa 51 milioni di euro, di cui 23 per lavori ed il resto per lavori di spostamento dei sottoservizi, fognature e perfino di una discarica abusiva, le cosiddette interferenze, che tanto fecero penare allora. Dalla sua inaugurazione, il secondo lotto ha sempre avuto problemi di assestamento del rilevato. La Teramo Mare è dunque, come dicevamo, una delle strade più criticate della provincia di Teramo, progetto preliminare a cura della provincia, progetto esecutivo dell'ANAS, insomma una strada che è di competenza dell'ANAS ma che quando presenta problemi la gente si rivolge alla provincia e oggi abbiamo invitato per dare le risposte ai cittadini il presidente della provincia di Teramo, Walter Catarra, benvenuto presidente. Grazie. Come dicevamo, ha sentito insomma quali sono i punti deboli di questa strada. Tra l'altro lei li conosce
Sì, li conosce bene, una forse strada che è andata il male. servizio che è perfetto, ma manca qualcuno dei difetti. Ah, sì, qualcuno sì, l'abbiamo messo. Le rampe di ingresso che sono davvero pericolose, perché non c'è la possibilità di immettersi gradualmente nella viabilità e quindi grandi rischi, tant'è che anche gli incidenti si Anche susseguono. lei ci dice Certo, che è stato vittima di un sì, incidente io sono sulla Teramo stato Mare. vittima di un incidente, insomma, davvero di poco conto, ma comunque c'è stato uno scivolamento di una macchina, insomma, qualcosa è capitato. Però. Perché, come dicevamo, di fatto è un tratto di strada di competenza dell'ANAS, perché quando ci sono problemi, come quando ci fu il crollo a causa del maltempo, la gente si arrabbia con la provincia. Vabbè, questo perché la gente si arrabbia con le istituzioni, le istituzioni di prossimità sono il comune e la provincia e quindi viene naturale rivolgersi alla provincia, anche perché insomma, qualche volta, per non dire spesso, i politici, gli amministratori, poi quando c'è da inaugurare le strade, insomma, si fanno vedere per il taglio del nastro e quant'altro, insomma, qualche equivoco nasce in questo senso. In realtà la Teramo Mare è a gestione ANAS pressoché completamente, anche se alle volte dopo il progetto definitivo dell'ANAS poi gli enti locali, in questo caso la provincia, possono fare la stazione appaltante e quindi fare parte delle opere. In realtà il problema è che con le grandi alluvioni che ci sono state dal 2011 in poi, molti tratti di questa strada sono stati interessati da crolli e di conseguenza molte anche abitazioni, molti cittadini che sono vicini alla Teramo Mare hanno avuto dei grossi problemi. Basti ricordare nell'ultima alluvione la questione del Molino San Nicola, dove sono state evacuate delle famiglie e dove ci sono stati già degli interventi con il Genio Civile, con la Protezione Civile, ma insomma il momento è stato drammatico. Quindi è chiaro che il cittadino vede nell'amministratore di prossimità la persona a cui rivolgersi quando ha di questi problemi. Poi c'è un altro aspetto che riguarda la nuova progettazione, sempre della Teramo Mare, del quarto lotto funzionale. L'ultimo tratto, quello fino al mare. L'ultimo tratto fino al mare, perché la Teramo Mare non è una Teramo Mare. Nasce a Teramo e finisce in campagna, a Mociano, a Notaresco. Ecco, lì certamente ci sono anche stati lì degli interventi di programmazione, di progettazione da parte degli amministratori della provincia. Per esempio si parla spesso di tutta quella serie di rotonde, dalla rotonda ultima della Teramo Mare fino alla rotonda sulla statale 80, vicino al casello autostradale. Si parla del fatto che tutto questo ambaradan di rotonde sia stato fatto perché i sindaci di allora non volevano che la Teramo Mare o che il casello autostradale fosse spostato sull'altra sponda, cioè verso il comune di Notaresco. Quindi tutta una serie di questioni di questo genere che pure il cittadino percepisce e quindi si lamenta, alle volte non a torto. Io però una lancia la spezzerei a favore della Teramo Mare, dell'80, anche che fa parte sempre della Teramo Mare, che ci hanno risolto la vita. Per noi che dalla provincia ci rechiamo a Teramo per studio, per lavoro o per espletare il mio mandato elettorale, diciamo, la Teramo Mare e soprattutto il Lotto Zero ci hanno salvato la vita. Sì, appunto. Però va detta anche una cosa in relazione alla Teramo Mare. È ovvio, ci hanno salvato la vita perché prima era impraticabile la strada, certo. Soprattutto d'estate quando si va al mare, c'erano lunghe code e ci si impiegava davvero un tempo interminabile. Però lo abbiamo visto nelle immagini, quando c'è stato il famoso crollo, quello più importante con la famosa alluvione di qualche anno fa, solo per miracolo non è successa una tragedia. Dunque, risolve la vita, ma se non è in sicurezza, la vita la può togliere. Allora, a è chiaro che il tracciato della Teramo Mare è stato fatto in una zona e comunque costeggia il fiume Tordino, che è un fiume che con le piogge che stanno arrivando dalle nostre parti in questo momento, con tutti i danni che ci sono lungo l'asta fluviale, tant'è che la provincia di Teramo si è inventata il contratto di fiume sul Tordino, proprio per prevenire tutti questi mali, è un tracciato a dir poco, come dire, avventato, se vogliamo, sì. E su questo non ci sono dubbi, perché tutti questi crolli non sono altrimenti giustificabili. E su questo evidentemente so che anche le procure hanno fatto delle indagini e quant'altro, giustamente
Il percorso è tortuoso ed è troppo vicino al fiume, ma questo è un problema che non riguarda solo la Teramo Mare, questo è un problema di protezione civile e di programmazione, quella che è stata fatta negli anni, per cui noi per esempio come provincia, anche qui stiamo facendo un durissimo lavoro sul consumo di suolo, noi abbiamo creato le nostre zone industriali troppo a ridosso del fiume Tordino e del fiume Romano, su tutte le nostre aste fluviali, e non solo le zone industriali, ma anche gli abitati come Molino San Nicola, quindi, o come il Calvano a Pineto. Quindi bisogna stare veramente in guardia, bisogna cambiare il modo di fare la programmazione, avere il coraggio di negare al tessuto sociale che qualche volta preme per ottenere i permessi di costruzione, le autorizzazioni, i comuni stessi premono per poter mettere in posti inadeguati le loro zone industriali, quindi le loro volumetrie da destinare alle attività produttive. Ebbene, la provincia che ha questo compito, uno dei pochissimi compiti secondo me importanti, uno dei più importanti che ha, è quello appunto di vigilare affinché questo non avvenga con il piano territoriale provinciale che può mettere dei paletti e non permettere questo tipo di scempi. La Teramo Mare, diciamo, è sfuggita un po' a questa cosa ed è sotto gli occhi di tutti quello che capita. Certamente adesso bisogna mettere le pezze a costo di grandi sacrifici economici che ricadono sui cittadini. C'è stato anche quel brutto incidente, l'abbiamo visto anche nelle immagini, perché non c'era la corsia d'emergenza, c'è stato un precedente. Ecco, la corsia d'emergenza è uno dei problemi. Ha causato un problema grandissimo. C'è un altro problema che è legato oltre che alla sicurezza anche alla fruibilità vera di questa strada. Manca una rampa, manca la rampa di ingresso alla Pedemontana, ne manca una a San Nicolò, ne manca una a Floriano, una costerà 2,5 milioni di euro, l'altra costerà 1 milione di euro. Questi sono i costi, non ci sono naturalmente i finanziamenti, ma noi come provincia l'abbiamo inserita, una almeno delle due, all'interno del piano di sviluppo e di rilancio della Val Vibrata e speriamo, e con i FAS dovrebbero esserci dei bandi dedicati a questo, di poter al più presto agire in questo senso e quindi completarla anche dal punto di vista della funzionalità. Certo è che ci sono delle operazioni da fare sulla Teramo Mare che sono importantissime, lì quando si parla del servizio, che fra l'altro è perfetto sotto ogni punto di vista, degli avvallamenti, io che la faccio tutte le mattine. È stato uno dei primi difetti che è venuto fuori. Sì, perché tutti lo possono vedere, quello è un difetto che tutti lo possono sentire, purtroppo. Perché chiunque viaggia a 90 km/h su quella strada si rende conto che rischia di perdere il controllo della macchina, perché insomma, la macchina sobbalza in maniera anomala. Allora, lei, Presidente, sta parlando dei compiti della provincia per il futuro per cercare di evitare tutti questi problemi, ma la provincia ha vita breve ancora, nel senso che le strade, la Teramo Mare, sono in qualche modo, i problemi di queste strade sono anche il frutto di una mancanza di fondi, soprattutto di recente. Cosa ha pensato bene di fare, bene o male, ce lo dirà solo il tempo, di fare il governo? Visto che giustamente i cittadini si lamentano e dicono dobbiamo eliminare gli sprechi, dobbiamo abbassare i costi della politica, della pubblica amministrazione, il governo cosa ha detto? Intanto cominciamo dalle province, aboliamo le province. Se ne è discusso tanto, insomma alla fine si è deciso di abolire le province. Bel tema, mi viene da ridere. No, a me viene, più che viene da ridere, perché poi, come dicevo, ha pensato bene o ha pensato male, evidentemente, almeno a noi cittadini, solo il tempo ce lo dirà se davvero ci sarà un risparmio abolendo le province. Però mi viene da farle subito una domanda a proposito di strade. No, noi siamo, a parte il caso della Teramo Mare, ci sono tante strade di competenza della provincia che hanno delle difficoltà. Quando c'è la neve, tante strade provinciali vengono liberate, spazzate, grazie all'intervento della provincia. Ma quando la provincia verrà abolita, il cittadino che ha problemi di viabilità provinciale a chi si dovrà rivolgere? O meglio, faccio proprio la domanda più diretta: adesso almeno abbiamo la speranza, che è inutile negarlo, insomma, e nasconderci dietro un dito, quando si vota il politico di turno, che magari è in campagna elettorale, un piccolo tra virgolette favore, non personale ovviamente, ma i soldi per rifare il marciapiede, magari per sistemare la strada leggermente franata, li trova. Quando non andrete più a cercare i voti, perché non ci saranno più le elezioni per le strade provinciali, come si fa? Allora, lei tocca una serie di problematiche molto, molto interessanti e molto importanti. Il fatto che lei dice andrete a chiedere i voti, per cui mettete il pezzo di strada, fa parte di un ragionamento più generale, molto importante, che è il sale della democrazia, e cioè
coloro che amministrano devono periodicamente essere sottoposti al giudizio del popolo. È questo il tema. Se evidentemente chi amministra un ente territoriale di area vasta come la provincia non è più un eletto dal popolo, non ha più l'obbligo, o comunque non si sente più l'obbligo di sottoporsi, non è obbligato a sottoporsi al giudizio del popolo, e quindi diciamo fa un po' come vuole. E il popolo non può giudicarlo, questo avviene anche in altri settori importantissimi in Italia, uno dei più importanti magari la magistratura, se vogliamo. Cioè la responsabilità come viene giudicata? L'assunzione di responsabilità dell'amministratore si vede quando alle elezioni il cittadino conferma o meno quell'amministratore ritenendolo efficace, efficiente o ritenendolo incapace di fare il compito a cui, che gli è stato assegnato. E questo è quanto. Per quanto riguarda quello che diceva lei, dice vabbè, ci sono problemi economici, non ci sono soldi e i nostri governanti, bene o male, non sapremo, vedremo, la storia lo dirà, hanno deciso di eliminare le province. A me sembra un po' come quando un cittadino si recasse da un dentista per dire, dottore, ho il molare inferiore destro che ha un buco, lo dobbiamo togliere, è un problema, il costo della politica, il costo dell'apparato dello Stato è un problema vero, e il dentista, chiacchierando e scherzando e parlando, prende la pinza e ti caccia il molare sinistro in alto. Cioè, sbagliando. Ci sta dicendo che si sta assolutamente che stanno non va sbagliando, esatto. Stanno sbagliando. L'ente più virtuoso degli ultimi 15 anni è la provincia, più virtuoso nel senso del risparmio economico e, se vogliamo, anche più virtuoso nel senso degli investimenti fatti e nella efficienza e nell'efficacia dell'azione amministrativa sugli interventi e sui servizi forniti. Ebbene, purtroppo il governo ha deciso di togliere proprio l'ente più efficiente, e a me fa ridere un pochino. Il bello è che questo, fino a un certo punto della storia, lo abbiamo detto noi, cioè noi intendo i presidenti di provincia, Lupi, io in particolare a Teramo ho fatto una grandissima battaglia da un po' di tempo, dimostrando che abbiamo ragione, lo hanno detto anche la Corte Costituzionale, che ha tacciato, o che ha tacciato, che ha bollato di incostituzionalità l'articolo 23 della famosa spending review e così via, e inoltre la Corte dei Conti, che ha detto che non ci sarà risparmio eliminando le province. Ma nonostante questo, la demagogia, la forza della demagogia è tale che un intero governo, un intero Parlamento andranno in questa direzione, come un branco di pecore al macello, perché non sanno fare altro, non sanno proporre qualcosa di diverso al cittadino. La provincia di Teramo gestisce tanti servizi, ma ha soprattutto tanti dipendenti. Che fine farà il personale della provincia di Teramo? Seguiamo questo servizio. Che fine faranno i dipendenti delle province? Onestamente non lo sappiamo. Nel senso che c'è talmente tanta confusione in tutto questo progetto di riforma, per cui non c'è nulla di chiaro. Quello che sappiamo di tranquillizzante è che nel disegno di legge Delrio, già approvato dalla Camera, sono previste delle norme che dicono che i dipendenti dovrebbero essere trasferiti agli enti che prenderanno in carico le funzioni attualmente svolte. Nessuno rischia di rimanere senza lavoro? Ah, questo non lo possiamo assolutamente dire. Tutta la vicenda di questi ultimi 3 anni, i mancati trasferimenti di risorse eccetera, hanno già comportato in molte amministrazioni provinciali la messa in mobilità di personale, numero anche abbastanza consistente, oltre piuttosto che i dipendenti delle società partecipate, ricorderete voi la vicenda di Teramo Lavoro eccetera, e quindi non siamo in grado di dirlo. Tra l'altro le norme cambiano da un momento all'altro, e quindi quello che vale oggi domani non vale più, non lo sappiamo assolutamente. I dipendenti della provincia, come ad esempio la polizia provinciale, che svolgono servizi e mansioni strettamente collegati all'ente, a funzioni che adesso svolge l'ente, questi dipendenti qua che fine faranno? Ma io non voglio ripetermi, però anche qui non lo sappiamo. Allora, un'ipotesi per esempio per la polizia provinciale che corre è quella del trasferimento al Corpo Forestale dello Stato. Anche questa è un'ipotesi, non si sa nulla di particolare. Tra l'altro rimane il problema della viabilità stradale, per cui
anche la sorveglianza sulle strade provinciali dovrebbe essere assicurata, quindi teoricamente dovrebbe rimanere una porzione del corpo di polizia provinciale, però non lo sappiamo. Gli altri, chi può essere trasferito seguendo un po' le funzioni? Allora, chi dovrebbe rientrare in regione probabilmente potrebbe rimanere intero. Gli altri che verranno trasferiti ai comuni non lo sappiamo, forse verranno dimezzati se vogliamo mantenere un po' di competenza, perché se c'è un ufficio con 3 persone che segue quella funzione per 47 comuni, nel momento in cui lo dobbiamo spartire tra i 47 comuni, onestamente non lo sappiamo. Sicuramente si perderà competenza e efficienza nel lavoro, molto di più, cioè invece che migliorarla come sarebbe doveroso, secondo me ci saranno gravi malfunzionamenti. In conclusione, intanto c'è molta incertezza perché neanche voi ancora sapete come andrà a finire questa storia. Forse l'unica cosa certa è che i lavoratori delle province non tornano a casa, comunque mantengono il posto di lavoro tutti più o meno. Sì, in linea di massima auspichiamo e pensiamo di sì, anche perché con le tante difficoltà che andrete ad incontrare. Difficoltà anche perché i numeri appunto non sono, cioè quelli che perderanno la funzione propriamente, insomma, non saranno un numero abbastanza ridotto, quindi potrebbero essere, volendo, ricollocati abbastanza facilmente. Rispetto alla riforma, guarda, io dico una cosa: io sono convintissimo che la pubblica amministrazione italiana vada cambiata profondamente, vanno cambiate soprattutto le norme che sovrintendono il funzionamento della pubblica amministrazione, perché al di là dei comportamenti singoli e imputabili appunto alcuni impiegati, insomma, no? Ma che meglio non proprio commendevoli, no? Da questo punto di vista il problema vero è la farraginosità delle norme che sovrintendono a tutto quanto il funzionamento. Secondo noi questa riforma fatta un po' sul furore popolare del chiudiamo qualche cosa porterà poco. Io vorrei far presente che intanto un consigliere regionale costa quanto tutto un consiglio provinciale, voglio dire, questo per rendere un attimino il quadro della situazione. Dove sono intervenuti su questo aspetto della riforma? Tipo in Sicilia chiudono 9 province e fanno 9 consorzi, ma potranno arrivare circa 18. Quindi immagino che questa storia alla fine diventerà un po' una burla, non porterà proprio efficienza. Il trasferire all'Unione dei Comuni competenze che hanno attualmente la provincia è un po' fare l'esatto contrario di quello che fanno le grosse aziende quando si accorpano, no? Quando una banca, come dire, si compra un'altra banca, i servizi generali li accorpa. Noi avremmo potuto fare la stessa cosa, visto che le province dovrebbero avere un'assemblea di sindaci e l'Unione dei Comuni un'assemblea dei sindaci, le funzioni generali, il personale, i servizi, non so, legati per gli appalti o per dirne alcune, potevano essere centralizzati in un unico organo invece che in 5 unioni dei comuni, un unico organo strutturato con le sue funzioni, in grado di seguire anche i processi di innovazione profonde che ci sono nella pubblica amministrazione. I comuni non saranno mai in grado di seguire tutta la digitalizzazione, tutti gli aspetti tecnologici. Basta guardare un pochettino quello che succede con gli sportelli unici. Insomma, rischiamo confusione. Secondo me sì. Bruno Cozzi è un dipendente della provincia, rappresentante RSU della CGIL. Abbiamo sentito che i più confusi al momento, da questo punto di vista, sono proprio i dipendenti della provincia che non sanno che fine faranno. Io sono 2 anni almeno che chiedo, ogni volta che faccio un convegno, una riunione sulle province, dove sono i sindacati, perché quello che diceva il dottor Cozzi è assolutamente reale. E non ho mai, ancora non sono riuscito a capire come mai i sindacati non si siano fatti sentire a livello nazionale in maniera forte. Si sono accontentati della promessa dei governi che si sono succeduti, che non ci sarebbero stati perdite di posti, di lavoro, ma questo non era sufficiente. Tutto il resto, quello che diceva il dottor Cozzi, è assolutamente vero. La perdita di professionalità per loro, lo sparigliamento delle carte sul tavolo con una serie di non so, andare a finire nei comuni, nelle regioni, una situazione veramente kafkiana e nessuno ha mai puntato il dito contro queste cose. Comunque anche il caos era una di quelle cose che noi avevamo ampiamente previsto e che durerà, secondo i calcoli che abbiamo fatto noi, non noi del Lupi soltanto, insieme alla Bocconi,
che durerà almeno una decina di anni questo caos, alla ricerca di chi deve fare cosa, perché non si saprà chi deve fare cosa. E figuriamoci se avevamo bisogno in Italia di ulteriore confusione. Una buona cosa che ha detto, ulteriore buona cosa che ha detto il dottor Cozzi è che dobbiamo fare come le aziende multinazionali che mano a mano che acquisiscono accorpano verso il centro, non disperdono verso la periferia. Noi parlavamo prima della viabilità, la provincia è stata martoriata, ci hanno tolto tutto quello che c'era da togliere sulla viabilità, tant'è che non abbiamo più nessun tipo di risorsa. Non so se ricordate, in campagna elettorale avevo promesso di fare molte cose sulla viabilità e di prendere i famosi cantonieri, non si possono assumere è vero persone, che c'è stata anche la ovviamente, di avere diversi 4 alluvioni, 5 alluvioni, poi lì risolta le nevicate, anche risolte, se devo dire brillantemente, oggi abbiamo circa 30 milioni di euro da poter spendere, quindi anche brillantemente superate. Però io immagino cosa potrà capitare ai comuni quando erediteranno 1800 km di strade senza poter agire diciamo così, sul personale, quindi aumentare il proprio personale, senza avere risorse, senza avere la competenza. Io immagino se il sindaco di Teramo dovrà decidere di rifare una delle strade che attraversano Teramo, oppure tutti i sindaci della Val Vibrata, la 259, come faranno? Cosa faranno ai tavoli? Come faranno a mettersi d'accordo su come gestire, su come finanziare le opere su queste strade? È una cosa da non credere. Non solo, i comuni che erediteranno la edilizia scolastica così come ce l'abbiamo, un'edilizia scolastica purtroppo fatiscente, con tutte le problematiche che sono legate alle autorizzazioni, alle certificazioni di questi istituti, per i quali, ripeto, non abbiamo una lira dal governo centrale o dalle regioni, adesso sì per il terremoto, per la gestione e il finanziamento delle opere da fare nella scuola, quindi una serie di cose infinite. L'unica cosa certa è che c'è per il momento confusione un po' tutto. Confusione totale, noi non sappiamo che fine faranno i dipendenti perché semplicemente non sappiamo che fine faranno le province. Ad oggi non si sa se si potrà fare il commissariamento, fra l'altro dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale e dichiarato nullo quello della Liguria, dal TAR Liguria, è dichiarato nulli tutti gli atti conseguenziali, quindi tutte le 54 province oggi commissariate hanno emanato atti nulli. È dovuto intervenire il Consiglio di Stato a dire sospendiamo tutto perché sarebbe stato il caos assoluto e lo sarà di nuovo. Quindi non sappiamo se andremo al commissariamento, ma con queste premesse dubito che ci si farà il commissariamento. Non sappiamo se ci sarà una proroga degli organi perché non c'è una base giuridica su cui fare. Non sappiamo se si andrà al voto, se ci sarà la Del Rio. Boh. E con questo interrogativo possiamo salutare con un bel boh. Ecco, possiamo un bel salutare boh. Il presidente della provincia Walter Catarra e andiamo ad ascoltare cosa pensano i cittadini dell'abolizione delle province. Cosa pensa dell'abolizione delle province? Io sono favorevole, le province non servono a niente, è solo una sovrastruttura. Naturalmente è prevista la Costituzione, per cui non è... Secondo lei si risparmierà davvero tanto abolendo? Certamente, certamente. Quelli che non vogliono l'abolizione dicono che non si risparmia niente. Ma naturalmente una struttura costa comunque. Insomma, i locali, le macchine... Secondo lei basta abolire le province per avere un risparmio forte? O andrebbero aboliti anche altri enti? Le province sono un capitolo della spending review, insomma, che poi sono tante altre cose, basta leggere Cottarelli, no? Insomma, io sono favorevole, lei lo sa, quella che ha fatto il commissario alla spending, Cottarelli, insomma, però non si riuscirà a fare niente. Secondo lei serve abolire le province per risparmiare? Ma le province sono enti autarchici territoriali, quindi che si amministrano da sole, e sono già dal tempo di Dante. Dante diceva: ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province ma bordello. Io abolirei le regioni, le province le lascerei stare, insomma. Secondo lei non si risparmia tanto abolendo le province? No, per me no. Bisogna abolire le regioni. Perché l'Italia è una donna, come dice Dante, fatta di province. Quindi aboliamo le regioni, non le province.
Francamente non lo so se si risparmia, perché non sono in grado di stabilirlo io, però se effettivamente c'è un risparmio, considerando che penso che le province non è che ci abbiano una grande funzione, insomma, nella cosa, se effettivamente c'è un risparmio, sono favorevole. Basta comunque, secondo lei, nell'ottica della spending review, abolire le province? Sicuramente no. E adesso cambiamo argomento, parliamo di piccole manutenzioni a Teramo. Intanto saluto e ringrazio l'assessore alle manutenzioni del Comune di Teramo, Rudy Di Stefano. Buonasera. Buonasera a lei e benvenuta alla nostra trasmissione. Prima di ascoltare le risposte dell'assessore Di Stefano, facciamo ovviamente le domande. Ci hanno contattato alcuni cittadini che abitano nella zona che va da Piazza Garibaldi a Viale Bovio e ci hanno segnalato alcuni problemi. Vediamo subito il servizio e poi ascoltiamo le risposte dell'assessore. Con il signor Di Teodoro, che è un cittadino teramano, oggi facciamo un piccolo viaggio tra le cose che non vanno, le piccole cose che non vanno in Piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe, perché ci sono tanti problemi, piccoli problemi come dicevamo, che magari per risolverli basterebbe davvero pochissimo e forse anche senza soldi, ma che i cittadini percepiscono come problemi anche importanti, perché in alcuni casi, come ad esempio dei marciapiedi divelti, sono anche pericolosi proprio per l'incolumità dei cittadini stessi. Ad esempio, ci troviamo all'ingresso del sottopassaggio di Piazza Garibaldi e proprio alla nostra sinistra ci sono due esempi di quello che dicevamo, lo potete vedere nelle immagini. Purtroppo spesso il problema è anche l'inciviltà della gente, magari che rompe dei pezzi di marciapiede, rompe gli alberi, butta per terra l'immondizia, però basterebbe poco, secondo lei, signor Di Teodoro, per sistemarli e forse anche a costo zero per il comune? Secondo me basterebbe proprio un non nulla, con un tantino più di attenzione probabilmente risolveremmo tutti questi problemi, perché io noto, vivo in Viale Bovio, tra l'altro è una zona centrale, sicuramente, io noto che non c'è attenzione da parte delle autorità competenti, e questo mi dispiace moltissimo, perché la zona, secondo me, fra le più belle, Piazza Garibaldi eccetera, così non c'è nessun riscontro da parte loro. Si potrebbe con niente risolvere questi problemi. Possiamo andare a guardare un attimo il sottopassaggio, dove è ricettacolo di ogni inequizia, soprattutto di pipì. Diciamo proprio le cose come stanno, di pipì. Lì basterebbe una telecamera oppure mettere un avviso anche sotto forma di, come posso dire, di intervento fittizio, e dire: guardate che c'è una telecamera, non fate la pipì. Tra le tante cose, sottopassaggio, avevano messo delle bellissime fotografie, veramente splendide, storiche di Teramo. Sono tutte strappate, tutte, ma questo da che cosa dipende? Dipende dalla nostra cultura, ma soprattutto dal fatto che nessuno, io non ho mai visto nessuno controllare il sottopassaggio, né vigili né nessuno, ma mi meraviglia, perché il sottopassaggio serve anche agli assessori, ai consiglieri comunali, a chi è preposto a stare a proteggere il patrimonio, però purtroppo c'è niente da fare, solo qualche cittadino, veri sottoscritto, osserva certe cose, agli altri non interessa niente. Non capisco perché e non capisco per come. Allora vogliamo scendere nel sottosuolo, sotto Piazza Garibaldi, per vedere e per documentare quello che ci ha appena detto. Ma sicuro, è tutto documentabile, quindi non, le difficoltà obiettive non esistono, è tutto documentato, tutto, possiamo andare come e dove ci pare, guardare. I problemi stanno dappertutto. We'll be right back.
Siamo nel sottopasso di Piazza Garibaldi, i lavori dell'ipogeo proseguono. Lei ci faceva notare che i lavori sono terminati da pochissimo, ma le colonne sono già piene di umidità. Le colonne sono già piene di umidità. Ma questo io ci passo 10 volte al giorno e naturalmente è una cosa che mi preoccupa. Perché? Mi preoccupa perché come ce lo ridaranno a noi questo? Che utilizzazione potremo fare in futuro di questa struttura con una umidità di questo tipo? Questa è la mia domanda. Mi auguro che qualcuno mi possa rispondere, ma io addirittura prevedo, che nel corso degli anni arriverà qualche personaggio con cum granosalis, il quale riempirà questo benedetto buco e farà ritornare Piazza Garibaldi quella che era prima. Ma secondo lei l'ipogeo sarà inutilizzato in futuro? Secondo me sì, perché è una stanza, non lo so se sarà 80 metri quadri, che quante persone entreranno qui dentro, che utilizzazione potrà essere fatta, io non lo so, per me non lo so. È stata un'idea geniale, però sono sempre più convinto che qualcuno riempirà questo buco e vedremo che succede. È la parte forse peggiore per quanto riguarda la sporcizia, c'è un cattivissimo odore, praticamente è stato scambiato per un urinatorio. Certo, ma questo è tutte le mattine, a volte io vedo l'operaio della Team che viene con il tubo dell'acqua. E non basta. Ma non è sufficiente, perché il giorno dopo è di nuovo la stessa cosa, non si può passare perché la puzza è tale. Io immagino qui passano bambini, passano signore, passano anziani, eccetera, ma non è bello. No? Poi si e parla. Poi tra l'altro lei ci diceva che era tutta la scalinata. Tutta la scalinata, perché addirittura lo fanno da sopra. Addirittura lo fanno da sopra, a volte anche qui si ritrova tutta la. Vabbè, i residui, vabbè, andiamo. E poi tra l'altro va detto che questo è l'unico praticamente sottopassaggio di Teramo ed è molto utilizzato, come stiamo vedendo anche in questo momento. Certo, soprattutto si evitano i rischi perché c'è un solo attraversamento e sarebbe quello lato sud. Il resto deve passare per forza qui, ma non va bene. Si parla tanto di attirare i turisti. L'ipogeo dovrebbe essere una struttura per il turismo. Ma che facciamo con il turismo? Così facciamo turismo con la puzza, con le pipì quotidiane o notturne? Non lo so, non ho idea. Se qualcuno mi vuole suggerire la soluzione, cioè se non la suggerisco io, basta pagare, se ne spendono tanti di soldi. Vogliamo polemizzare, riusciamo anche a polemizzare. Si spendono tanti soldi, mettono un ragazzo e gli danno un po' di lavoro, anche di queste delle cooperative, e lo mettono qui e lo fanno guardare e punto e basta. Sì, è la sera, ma si chiude, ma non si può chiudere qui, si deve chiudere lì, perché qua ci arrivano. Mancano anche i bisogni. Vabbè, lasciamo perdere. Segnalazione in via Riccitelli dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, qui però parliamo solo dell'inciviltà di alcune persone. Qui ci sono i parcheggi a pagamento. Lei ci diceva che molto spesso, come testimoniato anche da alcune foto che ha scattato lei, molto spesso chi parcheggia in retromarcia. Qui ci sono attività commerciali, c'è una macelleria, c'è una farmacia, c'è un negozio di pasta fresca e molto spesso gli scarichi delle auto rientrano all'interno di questi negozi. Mi sono trovato personalmente ad uscire dalla macelleria con una macchina che partiva, naturalmente sono stato
investito da questi fumi, e questi fumi sono entrati anche dentro la macelleria. Non mi sembra una cosa bella, anche perché questi sono prodotti delicati. Le foto che lei ha scattato e che ci ha dato sono state scattate in diverse giornate, dunque è consuetudine fare il parcheggio in questo modo. E anche in questo momento ci sono delle auto parcheggiate in retromarcia. Ma la cosa che mi fa impressione è che a Montorio, sulla piazza principale di Montorio, c'è un divieto di parcheggio in retromarcia. Proprio per evitare questo inconveniente. Questi inconvenienti, questi sono prodotti delicati, la pasta all'uovo, la farmacia, la carne, ma un intervento qui di questo tipo veramente zero costerebbe e eviteremo. Mettere magari un segnale di divieto di parcheggio in retromarcia. Parcheggio in retromarcia e si risolverebbe tutta la questione, anche perché questi signori si lamentano, una, due, tre macchine al giorno che scaricano dentro, rovinano la carne e tra l'altro noi la mangiamo. Nel caso in cui dovessero venire dei controlli, e poi che succede? Che succede? Ritirano i prodotti come si usa fare, no? Come fanno le autorità per la nutrizione. Dunque chiedete un cartello di divieto di parcheggio in retromarcia. Propongo un cartello in retromarcia per la salvaguardia di questi poveri negozianti che naturalmente assolvono anche i loro impegni fiscali. È importante. Viale Bovio, vicino alla sede dell'Enel, c'è un container, quello che in questo momento si trova alle nostre spalle, che è qui da diverso tempo. Dentro ci sono dei laterizi e lei però si chiede, c'è solo questo? Appunto, siccome non conosco il tempo di permanenza di questo container, dentro che cosa c'è? Noi vorremmo saperlo, probabilmente saranno scarichi normali, però con i tempi che corrono il dubbio assale anche non solo il sottoscritto ma anche qualche altro cittadino, così come qualche altro cittadino si è posto il problema del camper che sta dietro di me, che sta fermo qua sine die, non si sa da quanto tempo, naturalmente ostruendo anche il passaggio dalla parte interna. Ecco, oppure costringendo una persona anziana, come abbiamo visto tra l'altro poco fa, a passare in mezzo alla strada. Ora, se si può parcheggiare un camper a 200 metri, 300 metri dal centro della città, io non lo so, io credo di no. Però nessuno dice niente, tutto tace e viva chi? L'altro problema... Vorrei dirlo, ma non lo dico per rispetto a chi mi sta vicino e a chi eventualmente dovesse ascoltare in futuro questo discorso. L'altro problema che voi avvertite come problema è la presenza, dite, di troppe antenne in questo quartiere. Tra l'altro, se andiamo a guardare le antenne, l'Enel è piena di antenne, tamburi enormi, io non so come definirli, ma vedo dei tamburi enormi, e poi c'è la polizia che ha le sue antenne, quindi non lo so se qualcuno si è preso la briga di controllare. Io a suo tempo ho richiesto il controllo, però purtroppo nessuno si è visto, addirittura io ho invitato l'ART
Civitta, mi pare, a casa mia per controllare, perché da casa mia si vede perfettamente l'ubicazione di queste antenne. Io vorrei che qualcuno mi rispondesse anche in proposito, ma non a me, perché io posso fare a meno delle risposte, però a diversi cittadini che abitano proprio in Viale Bovio, la presenza di queste antenne, perché, come mai? Allora, Assessore Di Stefano, ha sentito gli appunti e le domande del cittadino che, ricordiamo, si è fatto portavoce della gente che vive in quella zona, dove tra l'altro vive anche lei, se non mi risulta male. Sì, assolutamente, la parte alta di Viale Bovio, dopo l'Enel, però sì, dove vivo pure io. Vabbè, da premettere che sono tutte richieste legittime, problemi evidenti, vorrei però un attimino specificare, chiariamoci che almeno l'80% penso di quello che ho visto sono problemi dovuti più all'inciviltà della persona, delle infatti persone. Infatti noi abbiamo premesso, però è vero anche che se il cittadino rompe, certo, ci sta, chi deve, c'è l'amministrazione pubblica, in teoria dovrebbe, assolutamente, però dovrebbe intervenire. Volevo chiarire quello, perché anche è giusto, come per dire, sicuramente con un po' più di civiltà tante manutenzioni che dovremmo fare si possono evitare, perché noi oggi abbiamo visto la situazione, ecco, da Piazza Garibaldi fino a metà Viale Bovio, ma non abbiamo solo quella, il territorio del Comune di Teramo è vasto, è grandissimo, enorme, quindi facciamo tanti interventi, poi chiaramente se si va a trovare quello che non abbiamo fatto è giusto, ben venga, perché così deve essere e noi li faremo. Alcuni problemi che abbiamo visto nel servizio, tipo marciapiedi divelti, no? Gli alberi che sono stati, perché lì c'erano degli alberi che voi avete dovuto tagliare perché erano malati, avete ripiantato alberi nuovi, però come abbiamo visto la base, insomma, in cemento per l'alberello più piccolo è troppo grande, in alcuni casi è rotta, non basterebbe un piccolo intervento per eliminarla completamente. Sì, guarda, allora iniziamo poi, un po' da Piazza Garibaldi. Ci sono dei problemi che sono comuni anche ad altri quartieri. Sì, 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 sì. Iniziamo da Piazza Garibaldi, visto che c'era la zona del sottopassaggio, l'ipogeo, e chiariamo che quello è un cantiere, quindi fino a quando un cantiere effettivamente andare a fare troppe manutenzioni può essere un controsenso, visto che noi abbiamo provato una volta a ripristinare quello che erano le vecchie e le antiche foto che c'erano e si sono rotte di nuovo. Appena finito il cantiere Lipogeo, chiaramente riporteremo quella situazione del sottopassaggio a quella che era prima dei lavori dell'ipogeo. Quello fu ristrutturato una volta dall'assessore Gatti quando era assessore alle manutenzioni, fu fatto un ottimo lavoro e l'obiettivo nostro è riportare le condizioni del sottopassaggio a quelle condizioni. Il cittadino chiedeva anche, magari, visto che tra breve verranno posizionate le telecamere al posto dei parchi, ma è previsto anche un piano, un progetto previsto, per mettere le telecamere in centro storico a Teramo, magari perché non prevederle anche nel sottopasso quando lo risistemerete assolutamente, per evitare gli atti di vandalismo. E sarà fatto anche quello, non posso prendere in considerazione, ma penso che nessun altro potrà prendere in considerazione l'idea di mettere una persona al lavoro lì che controlli quello, perché è chiaro che ci andranno delle telecamere, saranno messe delle telecamere, anche perché già il servizio di apertura e chiusura del sottopassaggio comunque ha un costo non notevole, chiaramente, ma che si va a sommare poi sì, a tanti altri costi. Però non è un deterrente il cancello di chiusura per quello che abbiamo visto, viene però scambiato per un urinatorio di notte soprattutto. Ripeto, francamente lì le immagini ovviamente non possono testimoniare quello che invece è realmente la situazione lì, perché lì davvero ci puzza. Che questo non ci assolutamente, però chiariamo una cosa, è anche brutto pensare che noi dovremmo mettere, perché quella situazione che si ha sotto passaggi se la ritroviamo poi in tutti i vicoli del centro di Teramo. È brutto anche dover pensare che nel 2014 bisognerebbe mettere una telecamera per ogni vicolo, perché ci sono, spero che sia opera di ragazzini, non mi immagino sia opera di persone più grandi, perché veramente sono degli incivili, se così è.
Cioè, solo il pensiero, una telecamera per ogni vicolo mi sembra esagerato, cioè arriviamo veramente peggio del Grande Fratello, quindi sarà fatto dove deve essere fatto, però non è un bel segnale il fatto che noi dovremmo circondare tutto il centro di Teramo, a questo punto anche fuori dal centro di Teramo, di telecamere. Ci sono anche forze dell'ordine che gira, pure su quello non è che si possono mettere una pattuglia di vigile, una pattuglia di polizia per ogni sottopassaggio, ci vuole un po' di collaborazione da parte dell'amministrazione, chiaramente a cercare di essere il più attenta possibile e prendere tutti gli accorgimenti adeguati per far sì che ciò non si verifica, però tanta collaborazione ce lo vogliono i cittadini. Io faccio un esempio brevissimo: sul lungo fiume mettemmo diversi cartelli dove si invitava i proprietari di cani chiaramente a raccogliere i bisogni dei cani. Non solo ciò non avviene, ma dopo nemmeno una settimana non ci restava più un cartello. Quindi quando è così ti senti un attimino purtroppo impotente di fronte a certe situazioni. Poi per quanto riguarda le mattonelle, se non erro, ma lo vado a verificare, chiaramente mi sembravano che erano le mattonelle di proprietà della Chiesa, quelle che erano state rimesse proprio dalla Chiesa Cuore Immacolata. Comunque questa è una cosa che verifico, indipendentemente se sia comune o che sia la Chiesa, comunque è chiaro che vanno riparate. Ben venga invece il consiglio che recepisco e girerò agli uffici, perché sinceramente come cose della strada non è la mia delega, quindi non mi rendo conto neanche se è una cosa fattibile o no. Per vietare il parcheggio, per il parcheggio in ritromarcia, mi sembra, ci sono gli esercizi commerciali, mi sembra assolutamente una cosa giusta, e ripeto, non è la mia delega, quindi posso girare il consiglio del signor Di Teodoro, se non sbaglio, sì, perché Teodoro, insomma, sì. Di Viale Boio, quindi ci conosciamo un po' tutti. Per quanto riguarda invece le piante, quella è una cosa che avevo già segnalato, perché vado a piedi pure io spesso per Viale Boio, l'avevo già segnalato, mi è dispiaciuto constatare che non è stato fatto, perché io cammino di sotto il lato di là, quindi l'ho trovato giusto, l'ho trovato messi benzo, di qua invece no, però questo è assolutamente magari una cosa di qua che faremo. Magari sfuggono, perché come ha notato, ma sì, lo sa perché lì tra l'altro ci vive, si trovano proprio in mezzo ai parcheggi, per cui quando ci sono le macchine parcheggiate, se non ci si fa caso neanche si vede. L'avevo segnalato io personalmente. Ma si possono rimuovere, tanto l'albero adesso è piccolo. No, quelli furono messi, furono messi inizialmente appunto appena furono diciamo piantate. Adesso è chiaro che possono essere tolte e così sarà fatto. Vorrei chiarire una cosa, perché mi sembra anche giusto, perché non è che a noi sfugge che non andiamo in giro, noi giriamo, lo ripeto, l'ho detto prima, giriamo tantissimo, però il territorio di Teramo è grandissimo. A volte può darsi che ti può sfuggire la cosa che sta proprio in città, perché ti concentri, vai in giro, ti dedichi ad andare nelle frazioni. Noi comunque abbiamo un numero di segnalazioni, ma non voglio levare il lavoro a voi, non si preoccupi, perché il lavoro a noi non ce lo togli. No, scherzavo, chiaramente era una battuta. Intanto perché noi speriamo che grazie anche a noi l'amministrazione riesca a risolvere quelli che sono i problemi che poi vengono segnalati a noi. Però è ovvio che se c'è un numero di riferimento, anzi io la invito a darcelo, perché così chi magari non contatta noi può contattare tranquillamente. Ho sempre detto che il lavoro che fate voi è preziosissimo. Sia perché comunque è uno stimolo comunque anche per noi a fare il meglio possibile, e poi arrivano a volte tante segnalazioni alle quali noi effettivamente non sapevamo, perché se non ci arrivano direttamente, tipo noi abbiamo il numero che è lo 0861 324 416, che è proprio il numero per le segnalazioni per queste piccole manutenzioni. Oltre ad aver istituito l'ufficio dell'URP, l'ufficio relazioni col pubblico, e quindi chi non telefona che si trova sotto al Vescovale, centralissimo, che può raccogliere tutte le segnalazioni per tutte queste piccole manutenzioni. Io faccio un controllo costante di ogni settimana, ogni 3-4 giorni sto lì a verificare, effettivamente, a parte mi arrivano per email, tutte le segnalazioni che vengono fatte mi arrivano per email, sia quando è stata fatta la segnalazione sia la risposta dell'operatore di quando effettivamente c'è l'intervento. Però lei adesso si impegna per andare a Viale Bove, almeno in quella zona che abbiamo fatto vedere, il problema poi noi ci siamo fermati all'altezza dell'Enel, perché lì il cittadino e poi magari ci risponderà anche se lo sa, sul container, sulla roulotte, sì, e soprattutto sulle antenne, perché sulle antenne insomma lei è assessore anche all'ambiente, per cui ci può spiegare se quelle antenne sono nocive per la salute oppure no. Però noi vogliamo da lei un impegno ad intervenire, almeno a sistemare quelle cose più piccole, però come dicevamo, avvertite dai cittadini come problemi grandi, perché se li trovano di fronte agli occhi tutti i giorni. Ripeto, noi interventi così abbiamo la nostra squadra di cannonieri, certo che
non è enorme, questa è un'altra cosa che purtroppo in passato, non so, ci stavano 15 cantonieri, oggi ce ne ritroviamo con 5 che fanno questo tipo di servizio qua, però comunque sono lavori che facciamo costantemente, basta segnalarli e interveniamo. Per quanto invece, in questo caso l'avete segnalato direttamente a me, quindi a maggior ragione bisogna intervenire. Lei è l'assessore competente. Assolutamente. Sì. Per quanto riguarda invece il container, so che c'è di fronte un cantiere, quindi immagino che siano ancora validi tutti i permessi che aveva durante la realizzazione, diciamo durante la vita del cantiere. Comunque per quanto riguarda le edilizie so che hanno parecchi controlli, quindi se là dentro c'era qualcosa che non era i semplici laterizi, comunque erano, sono assolutamente controllati e qualcosa sarebbe successo se è rimasto lì, perché evidentemente può rimanere lì. Chiaro è che comunque farò fare un controllo, visto che ormai c'era, sì, farò fare un controllo al vigile ecologico, anche se sono quasi certo che è così, perché ripeto, l'edilizia di controlli ne le regole dei cantieri sono rigide, soprattutto per quello che riguarda i materiali di risulta, insomma, quindi laterizia e quant'altro. Per quanto riguarda la roulotte, purtroppo se sta parcheggiata bene, se è assicurata, non si può né multare e né impedirgli di stare l'altro, a meno che non ci sono altri motivi. Invece l'argomento che ritengo più importante, non che gli altri non lo siano, però sono di facile soluzione, giustamente basta un po' d'accortezza, intervenire, segnalarlo, intervenire e sarà fatto. Per quello che riguarda l'antenna vorrei ricordare al Signore che noi siamo uno dei pochi comuni che ha adottato il piano antenne, forse l'unico, non lo posso dire, ma sicuramente rarissimi comuni che durante la fase di redazione del piano antenne abbiamo aperto la fase per fare le osservazioni, come se fosse un piano regolatore, che significa che io prima ho presentato il piano antenne, da quel piano antenne abbiamo dato la possibilità ai cittadini di fare osservazioni, sono stati esaminati, sono tornati di nuovo in commissione e poi siamo arrivati all'approvazione definitiva in consiglio comunale. È arrivata una sola osservazione. E questa la dice molto della bontà del piano antenne che abbiamo fatto, perché comunque il risalto ne abbiamo dato tantissimo. Ma in relazione però a quelle antenne, sì, in particolare? Arrivo pure a quello. In quelle antenne noi quando abbiamo fatto il piano antenne abbiamo fatto un censimento che era già stato fatto nel 2006, lo abbiamo ripetuto di nuovo prima di andare in consiglio, quindi risale lo scorso anno, e tutte le misurazioni che erano state fatte sono abbondantemente al di sotto dei limiti di legge. I limiti di legge sono 4 volt metro per quello che riguarda l'elettrosmog. Adesso dire se quel limite basta o no affinché non faccia bene alla salute, questo non lo possiamo dire a nessuno, perché mi sono fatto uno studio sull'antenne che ho voluto riportarlo integralmente sul piano che ho presentato, in cui ci sono diverse filosofie di pensiero. C'è chi dice che se stai al di sotto di quei parametri non fa assolutamente male alla salute, anzi fa più male avere il cellulare vicino all'orecchio, e chi invece è della filosofia che dice no, comunque l'antenna fa male. Noi però la legge è quella, dobbiamo prendere per buona la legge, anche perché purtroppo è una legge nazionale, non sono dei parametri che fissa il Comune di Teramo. Il Comune di Teramo l'unica cosa che può fare è limitare le installazioni di nuove antenne all'interno dei siti comunali, e quello noi abbiamo detto che non mettiamo a disposizione nessun sito comunale. Per quanto riguarda l'osservazione che era arrivata in comune, era arrivata un'osservazione per la zona San Venanzio, che sarebbe in linea d'aria non molto distante. Sì, sopra il castello. Sopra il castello, perfetto. Castello, vicino. Avendo valutato effettivamente un'osservazione corretta che abbiamo accettato, perché avendo valutato effettivamente che già c'erano delle antenne per non caricare troppo la zona di antenna, abbiamo accolto l'osservazione e quindi negato qualsiasi installazione per quello che riguardava anche la zona di San Venanzio. Stessa cosa è stata fatta per Scapriano al Palazzetto dello Sport, nella quale c'è già un'antenna della TIM, se non erro, e avevamo una richiesta della Wind di mettere sul piazzale di Scapriano, il parcheggio di Scapriano, un'ulteriore antenna. Eppure lì noi abbiamo dato parere negativo, quindi potete immaginare come mi vogliono bene a me i gestori, perché ho detto no a tutte le richieste che avevano. Però purtroppo poi c'è un però, perché poi la legge nazionale però consente, fermo restando quei parametri che dicevo inizialmente, consente di poter installare le antenne al di sopra dei siti privati facendo una semplice comunicazione al comune, cioè noi non dobbiamo approvare niente, non dobbiamo verificare niente, possiamo soltanto prenderne atto una volta che ci presentano una scia addirittura, cioè come se fanno delle fognature. L'antenna è paragonata a quella, è un'opera di urbanizzazione primaria, quindi il privato può assolutamente concedere in uso
il suo tetto per far installare antenne. E su quello l'unica cosa che facciamo noi, non facciamo altro che fare controlli, che su questo chiaramente non faccio pubblicità e non faremo pubblicità, perché sono cose che vanno fatte a sorpresa, perché se io dico prima che faremo un censimento sulle varie antenne, immagino che tutti i gestori saranno con le antenne dritte per fare in modo che rispettino i parametri. Questo per quanto riguarda le antenne, dunque lei non può garantire sulla pericolosità, però c'è un piano antenne che possiamo, è consultabile questo piano assolutamente, antenne. Assolutamente, tutto sul sito, ci sono anche tutte le misurazioni effettuate, però per rendervi l'idea di quando siamo al di sotto proprio dei limiti fissati dalla legge, ripeto, la legge fissava 4 volte metro. E la misurazione più alta che abbiamo trovato in giro per tutto il territorio comunale era di 0,8 voltmetro, perché comunque insomma, i tecnici che si occupano di queste cose mi dicono che 4 voltmetro effettivamente per loro, anche per il gestore, è esagerato. Cioè comunque con una potenza 0,5, 0,6, 0,7 riescono, visto che ci sono più antenne, riescono tranquillamente a garantire il segnale. Poi c'è da aggiungere una cosa sull'antenne, perché è bellissimo, perché ne stavo discutendo con degli amici proprio mentre facevamo più antenne, stavamo in una zona che non eravamo coperti. E mentre parlavamo effettivamente tutti quanti stavano un po', devo telefonare a tizio, oddio, ma qua non prende, devo uscire fuori, devo mandare il messaggio, però tutti vogliamo, è un po' come la discarica chiaramente, esatto. Tutti quanti sappiamo che ci vuole una discarica nel territorio comunale di Teramo o qualcosa per il trattamento dei rifiuti affinché la spazzatura costi il meno possibile, però nessuno la vuole vicino a casa, stessa identica cosa l'antenna, io sfido chiunque che ha il telefonino che non vuole che dentro casa gli prenda il telefonino, certo. Assolutamente. Prima di salutarci, allora abbiamo capito, per tornare a rientrare nell'argomento che abbiamo trattato nel servizio e nella zona che va da Piazza Garibaldi, Viale Bovi e tutta quella zona lì di Teramo, abbiamo capito che per quanto riguarda il sottopasso gli interventi verranno effettuati quando finiranno i lavori dell'ipogeo, dunque quello ci mettiamo l'anima in pace, i cittadini che vivono lì si mettono per il momento, per il momento, giusto. Quando è che possiamo tornare a fare un controllo anche con le nostre telecamere per vedere se qualche risposta l'avete data ai cittadini per quanto riguarda le piccole manutenzioni? Sono cose piccole, io già quando esco di qua chiamerò il tecnico e il capo cantoniere, perché domani faranno un giro insieme a me e penso nell'arco di qualche giorno. Insomma. Ecco, se lei avrà la gentilezza di farci sapere quando interverrete, noi magari torneremo con le telecamere a testimoniare se le risposte poi sono state date o meno ai cittadini. Mi sembra che un buon modo di procedere. Bene, grazie all'assessore Rudy Di Stefano, grazie anche a voi per l'attenzione. Con questa trasmissione ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.